A Lignano Sabbia d'Oro l'Under 19 affronta la Polonia nel secondo match della fase elite del campionato europeo. Partono meglio i polacchi al 17esimo, azione travolgente di Pukac. Ingresso in area e scarico all'indietro, arriva Kopac che con un tiro sporco trova l'incrocio dei pali, 1-0. La replica azzurra è immediata, Zaniolo viene atterrato in area di rigore ed è penalty per gli azzurrini. L'esecuzione di Scamacca dal dischetto è impeccabile e al 38esimo è 1-1. Il nuovo equilibrio dura appena 3 minuti. Angolo per la Polonia e colpo di testa vincente di Valukiewicz. L'Italia va al riposo sotto di un gol. La squadra di Nicolato torna in campo col piglio giusto e trova subito la rete del due pari. È Scamacca a sfruttare l'assist di Capitan Melegoni. Altra doppietta per l'attaccante della Cremonese dopo quella messa a segno nel match d'esordio contro la Grecia. Anche stavolta la rimonta azzurra è presto vanificata. Grim serve Kopac che con il colpo sotto scavalca Plizzari. 3-2 doppietta anche per l'attaccante polacco. Il cuore azzurro però è grande, allora al 65esimo torre sontuosa di Pinamonti per Scamacca che segna ancora, tripletta per lui, 5 reti in 2 gare e l'Italia rimonta per la terza volta i polacchi. È una partita sofferta ma che all'83esimo trova il suo lieto fine, movimento perfetto di Bettella per il gol del 4-3. È la rete che vale la vittoria e la qualificazione con un turno d'anticipo alla fase finale dell'Europeo di categoria. A luglio gli azzurrini voleranno in Finlandia per giocarsi il titolo continentale.